Ti sei perso gli scontri tra Mercoledì e Enid? Beh, oggi le loro figlie andranno all'Accademia Nevermoor. Studia tanto, tesorino! Wow, la nostra seconda gravidanza! Sono così felice! Chissà come andrà questa gravidanza! Vedremo se è un maschietto o una femminuccia tra un secondo, mammina! Vediamo! Ora, che momento emozionante! Vediamo! Oh, che bello! Un maschio! Ora avrò sia una figlia che un figlio! Guardi lo schermo! Wow! È tutta la mamma! Congratulazioni, un maschietto sano! E che talento! Anch'io avrò un bambino! Riesci a crederci? Non sarà l'unico che tormenterai da adesso in poi? Santi scarafaggi, perché ho un fratello come lui? Oh! Non ho idea di chi si schiuderà! È una lotteria ogni volta, è così emozionante! Le donne incinte vogliono sempre mangiare qualcosa di sofisticato. Cuciniamo! Adoro i dolci colorati! I dolci, inoltre, non sono mai troppi, soprattutto perché il mio frullatore può gestire qualsiasi ingrediente. Non è un frullato, è una pasta per gli occhi! Oh, buon appetito, Enid! Smettila di bere quei cocktail arcobaleno! Oh, una combinazione perfetta di sapori! E ora concediamoci una caramellina colorata! Oh! Nel frattempo, la nostra nuvola di tuono ha deciso di fare una stregoneria e sembra che le antiche streghe Adams le abbiano lasciato un terrificante libro di cucina. Ho bisogno dell'uovo di Opila! Meraviglioso! Facciamo un bagno nell'acqua bollente. La zampa di Huggy Wuggy lo renderà molto piccante. Il corno di Ben Ben è arrivato! Guardiamo l'infuso mentre bolle. Sembra terribile! Sarà perfetto! Voilà! È giunta l'ora di gustare la mia disgustosa e bellissima cena! Credo che la ricetta della mia bisnonna si sia rivelata velenosa! Non abbastanza disgustosa, però è delicata! Serve più nero! Ah, proprio come la mia anima! E voi? Che piatto avete preferito, il mio o quello di Enid? Scrivetelo nei commenti! Ho comprato dei bei vestitini per il bambino, un pigiama, guarda qua! E ho trovato queste simpatiche pantofole con i cani ad un prezzo scontato! Wuff wuff! Il mio bambino le adorerà! Quante tonalità vivaci! Mio figlio sarà cresciuto come un fashionista pieno di stile! Io ho preparato un vestito da Demogorgone per Adams Jr. Un vestito estremamente orripilante, non trovate? Voglio che questo bambino organizzi alcune tra le cose più strane possibili. A proposito di mostri, se io ho mano, il bambino anche dovrà avere una creatura. Marshall, Zuma e Rocky. Il bambino avrà di sicuro bisogno di giocattoli, wow! E ora io farò la parte dei rider, ragazzi! Ta-don! Andiamo a vivere qualche avventura! Andiamo al sodo! Sembra che ci sia stata una misteriosa sparizione! Pikachu è sparito! E come possiamo ritrovarlo? Vieni qui! Ben fatto, Marshall! Hai trovato il disperso! Mio figlio ne sarà così felice! Show, creatura! Lascia il posto al momento clou della giornata! Il mio erede deve esercitarsi solo con puzzle davvero esclusivi. Ah, molto interessante. Voglio assemblare io stessa questi pezzi. Mercoledì, in effetti, è un'esperta di anatomia. D'ora in poi vivrai con noi, signor Snello. Non c'è da stupirsi se dicono che il freddo arriva fino alle ossa, l'aura della cripta dei miei. Sarà difficile gestire due bambini. Oh, però ho un'idea! Bandirò un concorso per trovare la migliore tata per il mio tesorino. Ciao, Pila! Per prima cosa, facciamo pratica con una bambola e il piccolo vuole dormire. Certo, non preoccuparti, Enid. Ho il mio metodo collaudato. Preparerò un bel nido accogliente per lui. Vedi, il bambino è sano e salvo. Devo solo riscaldarlo. Oh, aspetta! Forse è meglio di no. Ma con i miei pulcini funziona! Basterà anche solo una ninna nanna. Nessun problema! Ah, ah, ah! Così lo spaventerai! Ok, basta canzoni! Ultima possibilità, dai da mangiare al bambino! Sì, capo! Sei pronto a provare un bel bocconcino, ragazzo? No! Mio figlio non mangerebbe mai i vermi! Oh. Non sei qualificata, vattene! Hai fatto arrabbiare una donna incinta! Accidenti!
Io sono Pikachu! E mi prenderà cura di te! Quindi tu sei il prossimo candidato? Il mio bambino ha molta sete! Ma questo è troppo freddo per lui! Perfetto! Conforta il bambino! Certo! Questi divertenti gingilli sono sempre a portata di mano! Sono o non sono il babysitter più cool! Se canto non sarà mai una vita amara! Per favore calmati, piccolino! Le lacrime vanno bene solo se sono di gioia! Forte! Userò la mia speciale tecnica di fasciatura! Di solito la chiamo burrito! Il lavoro è tuo! Beh, buona fortuna! È arrivato il momento di scegliere una babysitter! Candidato numero 1. Un coraggioso idraulico è al tuo servizio! Che ne sai dell'educazione dei bambini? I bambini sono come i tubi, a volte fanno le bizze! Beh, dai da mangiare alla bambola, avanti! Ok, ci penso io! Non c'è compito che Super Mario non sappia affrontare! Rilassati, bambino! Il tizio col capello non ti farà morire di fame! Il latte è buono, no? Cos'è? Dove sono gli insetti, i ragni e i serpenti? Metti a dormire il bambino! Oh, certo, mamma! Basta che non ti arrabbi! Beh, piccolo, dovrò cullarti io! Il sole splende, bello e luminoso! Questo piccolino è la gioia della mammina! Oh, oh! Non ha apprezzato le mie capacità canore! È meglio che tu esca subito da qui! Non permetterò che tanta allegria contamini mio figlio! Vattene! Ah. Noioso! Farai paura quando te lo dirò io! Ehi, Shaggy, fammi vedere di cosa sei capace! C'era una volta, in una foresta buia, oscura e spaventosa, una casa nera, nera! Hai il mio rispetto, Huggy! Hai superato il compito in modo professionale! Camminerò con lui lungo la strada! Sei assunto! Fattene una ragione, idraulico! Il mio baby shower è in pieno svolgimento! Ce l'hai fatta? Certo! Ciao! Non siamo qui a mani vuote! Invece, Mercoledì Adams ha invitato alla sua festa solo gli ospiti con la natura più malvagia! Il baffuto Daddy Longlegs, il dentone Huggy Wuggy e l'astuta Bembalina! Questa è una console per giocare con l'ultimo gioco di Super Mario! Oh, voglio che il bambino sia sempre protetto da Pikachu! Questo sì che è un bel regalo! Devo trovare qualcos'altro! Sì, la mia chiave inglese preferita! Un regalo dal profondo del mio cuore! Si ricorderà sempre di me! Ottima idea! Oh, giusto! Mi sono lasciata trasportare! Ho preparato dei cosmetici Barbie! Grazie, ma aspetto un maschietto! Beh, non preoccuparti! Li userò io stessa! Un dispositivo per sogni spaventosi da parte mia e dalla mamma! E un cellulare peloso di Huggy Kissy! Forse il bambino diventerà un corridore! Oh, travolgerà i pedoni! E tu non hai portato niente! Ah, oh, non hai visto che bel fiocco che ha sulla testa? Che colpo di scena! Forse non avrei dovuto invitarla! Divertimento con pignatta! Pronti? Oh, una lettera cadrà e il nome di mio figlio inizierà con quella! Oh, Daniel! Ottimo nome! Vediamo, gli altri potrebbero chiamarsi così! Cosa? No, io aspetto solo un bambino! Oh, certo! Mi sono confuso! Oggi non è la tua giornata, donna! Ora contatteremo gli spiriti attraverso una seduta spiritica. Darò al mio bambino un nome che inizia con la lettera che loro indicheranno per prima. Lasciamo che l'energia ultraterrena passi attraverso di te. Gli spiriti sono entrati in contatto. Huggy, metti via quelle zampe! Dobbiamo pensare a dei nomi con la F! Facciamo un brainstorming! Ma certo, Frankenstein! Non male! Freddy Krueger! Niente male, altrimenti c'è l'amico di Ben Ben, Fiddles! Diego di Clan, non ce la faccio! Ho le contrazioni! Oh! Oh! Sì, è così! Oh, oh, oh. E adesso che facciamo? Pronto, ambulanza? Posso darti una piccola scossa? No! Basta, calmatevi! Non facciamoci prendere dal panico! Wow! Mi sento come se stessi partorendo! Andatevene, mostri! Il bambino vuole vedere la luce del sole! Oh, vuoi un passaggio? Guido io! Oh, 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 potere degli unicorni, aiutatemi! Brava, ragazza! Noi crediamo in te! Spingi e basta! Ci sto provando! Facile, facile! Scherma in ospedale? Mercoledì dice di sì!
La tortura del travaglio sta arrivando. Non dimenticare di spingere, Adams. Sono esausta. Ecco la nuova aggiunta alla tua famiglia. Mettiti in contatto con me, bambino. Dammi un segno se riesci a sentirmi. Oh, è un ragazzo intelligente. Bene. Congratulazioni. Ecco qui il suo bambino. Il mio scorpioncino. Credo che ora sia tutto concluso. Non è possibile. Un altro bambino. Ancora contrazioni? Com'è possibile? Spingete e basta! Guarda qui, anch'io avrò un bel maschietto! Beh, vedo che anche voi avete da fare, ciao! A quanto pare non c'è riposo per queste ragazze e persino la nostra fan della sofferenza si sta infastidendo! Respirate, future mamme! Collega, credo che entrambe avranno dei gemelli! Ecco i nostri finalisti, Mommy and Daddy Longlegs! Giochiamo, ciao a tutti! E i campioni del programma, gli Adams! Pollici in su per gli Adams! È arrivato il momento di giocare! Avanti, vediamo chi se la caverà meglio! Boom! Gomez non è da meno! Ha un occhio acuto, mia padrona delle tenebre! Beh, le regole sono regole, proviamo! Meglio non bere tutto quanto! Vediamo com'è andata la gara di pesca! Credo in te, mio scarafaggio! Sarà facilissimo! Gli strapperò la vittoria dalle mani! Oh, curioso! C'è qualcosa che si muove lì! La situazione è sotto controllo, tesoro! Credo di averlo preso! Guarda, tesoro! È un meraviglioso amichetto velenoso! Ma che stanno facendo? Stai attento! Sembra che il signor Daddy Longlegs non si aspettasse queste graffianti sorprese! Andranno d'accordo! E ora ci aspetta la finale! Cosa non si farebbe per l'ultimo round? Avanti, toglimi le trecce in mano. Il padre deve saperle fare le trecce e il più veloce potrà adottarla. Oh mia cara! Riporta a casa la nostra pallida bambina. Stai serena, contessa della notte, ci penso io. Succederà qualcosa di orribile. 3, 2, 1, via! Riccioli birichini, accidenti. Farò un nodo a pecora, quello non mi dà mai problemi. Problemi, Adams? Io sono un maestro nell'acconciatura. Attiviamo la modalità turbo treccia. Perfetto. L'acconciatura di Daddy è pronta. La fortuna ha abbandonato gli Adams. Congratulazioni a Longlegs. Evviva! Nessuna potrà torturarci come lei. Abbiamo superato quegli snob. Ehi, tesoro, che ne dici di un abbraccio? Non avrei dovuto partecipare. Lo sapevo. Andiamo. Ti farò vedere la tua stanza. Voilà! Io e Daddy abbiamo fatto del nostro meglio. Sì, tutto molto colorato. Ti piace, tesorino? Odio questi colori. E dovrei passare il mio tempo qui? È terribile. Oh, è troppo contenta, forse? È un'overdose di colore. Man mano si precipita in soccorso. Questo inchiostro impenetrabile farebbe rinsavire chiunque. Concentriamoci. Molto meglio ora. E ora che si fa? Ho trovato un modo per farti conoscere meglio i tuoi genitori. Ecco qua. Anch'io ho un'idea. Cercherò altri soprammobili. Avranno un destino simile. Boxy Boo! Oh! Mano è sempre pronta ad aiutare. Non ti permetterò di torturare i mini noi. Ma la mia era un'ottima idea. Zero genitorialità, vedo. Potresti aiutarmi a scegliere il giocattolo giusto. D'accordo, signora Mano. Quindi sei tu la sua guardia del corpo? Sembra che il ragazzo giallo sia indecentemente troppo tenero per gli Adams. Puoi provare a Guaggy? Zampe arruffate, occhi sporgenti. Non si avvicina al gotico. Ho il candidato ideale. Quando finirà questa tortura? Porta il prossimo! Nessuno odia i Rainbow Friends! Mano ha annunciato il suo verdetto. È il momento di fare sul serio. A proposito, ogni ragazza ha bisogno di un amico fedele. Wow, questa volta il nostro piccolo ispettore farà un check-up approfondito. Una faccia sospetta, vero? Non farmi aspettare. Mi dispiace, bambola, ma tu sei troppo carina per la nostra scorpioncina. No! La salverò! Che imbarazzo! Lascia perdere, figlia mia! Ecco un regalo speciale da Daddy, guarda qui! Che dirà il nostro esperto giudice di questo puzzle? Diamogli un paio di secondi! Davvero troppi colori! Quindi Mano non approva! Sei colori diversi! Ha bisogno di una piccola modifica, guardate la mia magia! Oh, calmati, mercoledì! Troppo tardi, baffuto!
Risultato eccellente. Ma lo scopo è che ogni lato sia dello stesso colore. I mostri hanno una strana idea del divertimento. A quanto pare ho vinto. Dobbiamo riportare il cubo alla normalità. Ehi, amici, vi ricordate quali erano i colori? Scrivete le risposte qui sotto. L'operazione salva Barbie privata è in pieno svolgimento. Il mio primo incontro con le fogne. Non c'è bisogno di rimanere qui troppo a lungo. Usciamo alla luce del sole. Ti comprerò un profumo. Che schifo. È peggio di quanto pensassi al momento dei trucchi. Oh, questa stanza è piena di fascino, piccolina. Mettiti comoda. Diventerai bellissima. Sbarazziamoci di questi brutti vestiti. Oh, hai già indossato il vestito da sola? Che bella trasformazione! E il prossimo passo è un pezzo di plastilina rosa. Con essa formerò delle simpatiche palline di diverse dimensioni. E poi le attaccherò alle spalle e ai fianchi in modo che Barbs possa diventare affascinante come me. Funziona alla grande! E ora inserirò del filo metallico già rivestito con un tessuto soffice direttamente nella plastilina. Le gambe sono pronte. Non resta che regolare alla nostra bambolina delle braccia e delle manine. Siamo così simili, ma manca ancora qualcosa. Dovresti avere un'acconciatura un po' più alla moda, carina. Splendida! Sono orgogliosa di te. Vuoi mostrare a mommy qualche passetto di danza? Oh, senti che ritmo! Vieni, mercoledì deve vederti! Nel frattempo, la famiglia Longlegs sta facendo delle prove divertenti. E tu come chiameresti questo gruppo musicale? Scrivi le tue opinioni nei commenti. Oh, che bel brano! Possiamo far parte anche noi della band? Barbie sta bloccando il flusso di ispirazione di mano! Spettacolare! Che sfortuna! Ancora? Ops! Ora ti darò una lezione! Queste dita birichine sono nei guai! Aspettate un attimo, ho trovato un modo! Organizziamo una battaglia civile! Sembra fantastico! Benvenuti al wrestling delle dita! Mommy, la regina del makeover, e Manu Adams si incontreranno sul ring! Beccato, teppista! Il combattente non si aspettava un trucco tanto aggressivo! Il ragazzo pallido risponderà con un gancio destro! Manu sta evitando l'aggressore, ma questo non la farà arrabbiare ancora di più! No, questa è astuzia, il primo KO dell'incontro! Quella mano rossa ha un segreto! Le unghie sono a rischio! Questo sì che è un atto di fede, che comunque è fallito! La mamma è in netto vantaggio e il nostro eroe è sconfitto! La signora Longlegs ha vinto il duello! Le mie congratulazioni! E questo è l'anello della vittoria! Ben fatto, amore mio! Non va bene, ho ancora fame! Avanti, smettila! Perché non vuoi i nostri dolci? Neanche un pezzetto del mio dolce preferito! Non mangio mai cibi colorati! Oh! Chi altro sarà? Perché sto vedendo in bianco e nero? Vi presentiamo la cucina gourmet! Come va? Ecco il piatto preferito di mercoledì! Serviti pure, piccolina! Lo adoro! È delizioso! Ma qual è il vostro segreto? Vi prego, ditemelo! Vieni, vi mostro la mia ricetta! Arriviamo! Questi sono prodotti da forno sconosciuti! E piuttosto nutrienti! Puoi scommetterci! Ecco, prego! Dai un nome agli ingredienti! Ok, un momento! Prendo i piatti! Creiamo! Guarda e impara! Per prima cosa lavoreremo con il ripieno! Mercoledì non lo sopporta! Raschierò con cura la parte bianca con una forchetta! Vedi, non ce n'è più! E ora li sbricioliamo! Un po' di panna? Non essere ridicola! Il mio topping segreto per rendere il cibo ancora più scuro. Vai avanti! Mezza bottiglia basterà. È un capolavoro! Il piatto è quasi pronto. Aggiungiamo il tocco da chef. Questo ragnetto darà una croccantezza incredibile. Wow, è interessante! Posso provare? Le zampe della tarantola sono a posto! Oh, la nostra bambina sarà felice! Che state facendo, signore? Oh, appetitoso! Ce la farete anche senza di me! Allora vuoi provare? Ma certo, cara! Vediamo un po'! Gustoso! Abbiamo fatto del nostro meglio! Cos'è stato? Qualcuno mi sta facendo il solletico dall'interno! Oh, solo un ragnetto un po' vivace!
Aspetta, non abbiamo una macchina. Quei delinquenti stanno rapendo Mercoledì. Presto, andiamo a cercarli. Un punto per gli Adams. Avete il mio rispetto, ma sembra che la nostra famiglia adottiva Playtime non voglia arrendersi. Spero che questo sia prezioso. Oh, un'altra Mercoledì. Non riesco a capire. Un altro membro della famiglia Adams è in pericolo. Pensavo fossi unico nel tuo genere. Troppo vecchio per essere adottato, dici? Ah. Sembra che anche la mano di un mostro possa avere il cuore spezzato. Dovremmo renderti i capelli molto più carini, tesoro. Nei tuoi sogni, brutto stylist. Per prima cosa daremo una spuntatina a questi riccioli neri. Beh, io ho un'idea migliore. Ti comprerò delle mollette da ragazza. Voglio occuparmi io stessa delle mie trecce. Oh, molto affilate, fantastico. Oh, i miei baffi sono in pericolo. Ma erano il mio più grande orgoglio. Quindi, l'indirizzo è corretto. Andiamo a conoscere la nostra bambina, mommy. Mercoledì, ti prego, smettila di intimidire i potenziali genitori. L'istituto sta andando in bancarotta. Tenti di farmi sentire in colpa, che sciocco. Perché non hanno un ascensore? Siamo qui? Oh, santo cielo, visitatori, è la mia ultima occasione. Facciamo finta di essere occupati. Prego, entrate. Guarda la figlia che ho sempre sognato. Meraviglioso, hai proprio ragione, amore. Affronteremo rapidamente i documenti e vivremo felici. Aspettate, non è uno scherzo? Volete davvero lei? È l'ultima cosa di cui ho bisogno in questo momento. Non toccatemi! È un'invasione della mia zona di comfort. Ehi, ma quanti siete? La scheda personale sta qui. Cominciamo. Lady Octopus, aiutami! Un umano impressionabile. Dovrò occuparmi io stesso dell'adozione. Ehi, amici! Chi non ha paura di Mommy Longlegs? Scrivetelo nei commenti. Ha preso subito in mano la situazione. Ma non dimentichiamo che la famiglia adottiva dovrà domare anche mano. L'agile Adams non si arrende senza combattere. Gli avversari vorrebbero risolvere la disputa in modo civile. Ops, oggi la fortuna è dalla parte di Mommy. A presto, piccolino.